Meritata anche per Modena, siamo al volley contro Verona che si è un po' complicata la vita, ma comunque ha ceduto il passo alla squadra seconda in classifica. Una sconfitta con qualche rammarico, ma che sicuramente dovrà servire per il futuro. Verona Volley perde a Modena 3-7-1 e sfuma l'opportunità di salire al secondo posto. Il rammarico è per la gestione di alcuni momenti cruciali, come nel primo set, dove gli uomini di Stoichev scappano fino al 10-3, ma alla fine perdono il parziale 25-19. Alti e bassi che alla fine costano caro, con Modena che vince la partita, soprattutto per le migliori percentuali in ricezione. Innanzitutto partendo molto bene il primo set, proprio siamo partiti se non sbaglio 10-2 o 3. Dopo su una lunga serie di battute non siamo riusciti di fare side out. Questo dobbiamo assolutamente evitarlo. Questo è frutto di poca esperienza della nostra squadra. Un set che praticamente a metà sembrava vinto, siamo riusciti di perderlo. Secondo set partiti di nuovo bene, era facile, era proprio. Questo era il nostro gioco. E loro hanno iniziato a sbagliare. Solo che nel terzo set di nuovo il nervosismo ci ha portato di fare troppi errori, 11 errori tra murate e errori diretti. Quindi era normale che loro inizino a giocare bene e di rischiare anche molto di più. Il problema è che la partita era battuta a decisione. Noi non abbiamo prodotto tanto, invece loro sì. In attacco, sia in cambio palla che in contrattacco, non abbiamo i soliti percentuali molto alti, quindi non è il problema nostro l'attacco, non è il problema il nostro muro, abbiamo fatto 13 muri. 13 muri, punto. Ci siamo cascati sulle provocazioni, che prima avevamo detto di non farlo, e poi sono riusciti di innervosire la partita e anche di. Noi facevamo troppa attenzione di quello che succedeva fuori campo e anche di alcuni decisioni arbitrali, quindi questo ci ha innervosito e non eravamo lucidi in campo. Secondo me fa parte anche della nostra crescita, peccato soprattutto per il primo set. Qui siamo partiti benissimo, siamo entrati in campo aggressivi, mettendo giù tutti i palloni che potevamo con aggressività e tutte le opportunità che abbiamo avuto fino al 10 del primo set le abbiamo realizzate, diciamo, e dopo siamo calati un po'. Poi il secondo set siamo di nuovo riusciti ad entrare in partita, quindi è stato molto bello. E poi no, poi non siamo riusciti a più essere aggressivi come prima. Loro sì, loro secondo me hanno preso un po' la partita in mano. Sono giocatori abituati, diciamo, a questi momenti, e che secondo me, come dicevo prima, fa parte della nostra crescita. Di nuovo, ovviamente volevamo vincere tantissimo, avevamo proprio la partita anche non in mano, ma potevamo vincerla. Però fa parte, sono sicuro che la squadra esce più forte di questa sconfitta. Le sconfitte servono anche per imparare e secondo me oggi abbiamo imparato tantissimo.